Persone aperte di mente quali voi siete. Oggi iniziamo una nuova tipo serie di costruzioni sul mio vanilla praticamente. E voglio costruire un passaggio segreto nel mio castello, perché voi ben sapete che questi castelli qua hanno bisogno di un grande potere di re, no, ovviamente, come me, io sono un grande potere di re, giustamente. E infatti, adesso sorvoliamo i cieli e andremo anche a costruire magari un passaggio segreto nelle segrete del castello, appunto. Ma voi dite, ma quali sono queste segrete, Dunis? Adesso lo vedete, guardate. Se andiamo qua sotto e evitiamo gli scheletri, che però purtroppo spawnano, perché evidentemente le difese del castello evidentemente non sono abbastanza forti per poter ovviare a questa difficoltà che noi qua abbiamo tutti quanti, purtroppo, perché in questo mondo non si sa perché, ma spawnano un sacco di spelele, di scheletri, anche di altri mostri schifosi. Allora, io ti uccido a te perché mi stai sul caspito. Ok? Non so se sono stato chiaro. Cioè, sono stato chiaro che mi stai sul caspito. Allora, praticamente, qua c'è una persona che mi vuole insegnare come fare le cose. E io dico, va bene, vediamo se sai più di me oppure no, perché sinceramente proprio non lo so. Allora, io voglio dire una cosa a queste persone che fanno i tutorial. Non dico il nome, ma se tu mi dici che una cosa è semplice, signore, mi dici che una cosa è semplice, poi ti metti a fare 20.000 cose che non si capisce un piffero. Ok, un piffero, per non dire qualcos'altro. Se non si capisce niente, allora per favore non dire che è semplice, perché se no mi arrabbio, okay, mi arrabbio. Io sono una persona che si arrabbia facilmente per questo genere di cose, ok? Perché non ho pazienza, signore che fa il tutor. Quindi adesso io cercherò di essere chiaro, ma dopo che vedrò 20 tutorial per capire come cazzo si deve fare una cosa. Ok, allora sto capendo. Siete contenti? È molto semplice, praticamente. Oddio, semplice non è mai vero nella vita. Cioè, io vi chiedo scusa se ho detto questa cosa, non volevo permettermi. Praticamente fate questa cosa qua sopra, ok? Fate questa cosa qua sopra, non so perché. I pistoni sono fatti in questo modo, tipo così, no? Vedete? E tipo ne mettete 4 qua, poi più 2 qua praticamente dovrebbero... Poi dovrebbero darvi immediatamente la forma corretta, ecco. Praticamente non si sa perché, ma il signore vuole che mettiate una torcia di redstone qua e dietro un blocco qualsiasi per far accendere questa redstone. Dopodiché si fa, arrivano la parte un po' più particolare, perché bisogna prendere gli observer, si puntano verso questa direzione. Immagino che voi lo state facendo insieme a me, quindi vorrei farlo chiaro e semplice da fare. Praticamente qua devo andare a craftare un blocco di redstone, praticamente, perché praticamente è molto importante, cioè serve fondamentalmente per il coso qua, per il... Avete capito, no? Per il passaggio segreto. Dato che io imparo solo oggi a parlare, praticamente è importante cercare di imparare a parlare bene, no? Chiaramente, poi ci vuole... Ognuno ha i suoi tempi, piano piano, ognuno impara. Praticamente, se non mi sbaglio, dovremmo mettere un blocco qua, dopodiché un'altra redstone qua, praticamente... Sì, però basta andare così veloce. Mamma mia, se ti odio. Madonna, sto qua lo... Raga, lo sto odiando male. Cioè, vi giuro, lo voglio... Adesso gli spacco la faccia a qualsiasi cosa stia facendo. Tranquilli, tanto non sto parlando di nessuno in particolare. Tanto tutti si copiano tutto quanto, vedo. Cioè, nel senso, io sto copiando il tutorial di sto qua, e sto qua copia il tutorial di un altro, l'altro. Quindi tranquilli, cioè, non è... Capito, no? Cioè, è un po' particolare come situazione, no? Sì, molto semplice. Qua bisogna continuare così e poi dopo fare questa cosa qua. E quindi bisogna prendere la cosa e connettere tutto quanto. Olè, eccoci qua. Ed è stato... Abbiamo, in teoria, allora, il passaggio è questo, in teoria. No, adesso bisogna un attimo vedere perché... Concretamente, ok, vedete, così dovrebbe essere. E quindi io faccio così, vedete? Ok, praticamente ci serve, vedete, questa chiave qua. Ecco qua, e infatti adesso si dovrebbe aprire e chiudere. Ok, è molto particolare come cosa. Ah, vi giuro, sto per piangere. Allora, praticamente... Ma voi vi rendete conto che sto qua mi ha detto di fare sto passaggio così? Praticamente che quando togli la to... Non ci voglio credere. Cioè io veramente, ma si può mai essere così deficienti? Ma scusa, ma cioè nel senso, adesso io non voglio offendere il signore perché ha fatto tutto questo con chiaramente grande volontà. Però, insomma, cioè, signore, ha rotto le... Allora, praticamente cos'è che si fa qua?
dovrei fare una cosa più in alto, no? Più rialzata. Ok, così. E poi dopo cosa faccio? Così. Dopodiché, se non muoio prima, magari faccio così e poi così. Ok, dovrebbe essere abbastanza. Io no, spero che sia venuto bene, anche perché adesso io dovrei fare così, così, così. E funziona! Guardate che figo che sono. Perfetto. Adesso, tipo, se faccio così, praticamente basta togliere e rimettere un po' di volte per poterlo chiudere, tipo, capito? È un po'. No, ho rotto! E la Madonna! Allora, mai piazzare praticamente a un particolare. Questa, tipo, le torce di redstone sono tipo. Avete presente, tipo, delle chiavi, no? Sono delle chiavi. Però, cerchiamo di non distruggere questo passaggio segreto, perché giustamente. È un po' particolare. Ma poi scusate, ma a me sembra che tipo sia un generatore di torce di redstone, se non mi sbaglio. Perché ogni volta c'ho una nuova torcia di redstone in più. Vabbè, boh, non lo so, magari mi sbaglio, eh. No, ok, mi sto sbagliando. Sì, però voglio aprire. Posso aprire? Devo far così. Dai, non mi dire che si è rotto tutto. Ho preso altre cose da qua. E praticamente spero. Ti prego, ti prego, ti prego. Praticamente. Devo far così, però, allora, de devo togliere uno, ma tranquilli che io posso toglierlo, cioè, tipo, è chiaro, no, che posso toglierlo. Ok, poi dopo cosa faccio? Faccio così e ci siamo, in teoria. Quindi qua praticamente posso fare il mio bellissimo passaggio segreto. Ora, so che ci vuole un parto, ne sono perfettamente consapevole, chiedo anche, magari, scusa se vi ho fatto impazzire, perché io so come mi sono sentito io a guardare questo video qua. Se sono stato così pessimo, per favore scrivetemelo nei commenti. Se invece sono stato bravo a spiegarvi, scrivetemi che sono stato bravo perché mi merito giustamente questa tipologia di cose. Anche se però sono un po' cioè se posso dire la mia, sono un po' vabbè, insomma, poi questa cosa la sistemo so dopo perché praticamente. Vabbè, insomma, avete capito però come funziona perché ho rotto quella parte sopra, però fondamentalmente funziona in questo modo. E niente, ditemi voi cosa ne pensate. Io intanto vado a craftarmi, tipo a cambiare il nome della chiave, perché chiaramente la chiave ha bisogno di un nome, sennò poverinaccia, che cosa facciamo senza il nome della chiave? Se solo non cadessi da queste strutture particolarmente utili che sono state costruite dai miei poveri sudditi che non sanno nemmeno costruire, poverini, anche perché si vede che non sanno costruire. Signor Scheletro, dopo che io ho fatto un passaggio segreto con la redstone, penso proprio che lei non dovrebbe proprio permettersi di menarmi come sta facendo ora. Perché? Ma perché è un po' un cogliò, però. Anche perché io vi giuro, ci cioè, stavo per dire tante di quelle cose che, mamma mia, ragazzi. Cioè, per fortuna che non mi avete visto mentre stavo ascoltando, perché stavo. Vabbè, no, vi lascio spazio all'immaginazione, insomma, vi lascio spazio all'immaginazione. Adesso mi serve una anvil che però qua vedo che non ho, però insomma, i miei amici ce ne hanno tante, quindi via a rubare le cose dei miei amici in questo momento precisamente secondo. Via, 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 yoppere, yoppero. Perfetto. Ah, son contento di fare questi volazzoni insieme a voi qua nel mondo vanilla, anche perché mi sono scordato quanto fosse bello registrare da solo, da quanto. Spesso avevo degli amici, no? Insieme a me. Invece è anche carino registrare da solo. Mi sono quasi dimenticato come funzionasse. Scusami, Nick, userò la tua povera anvil per un attimo perché devo chiamarla chiave. Ok, perfetto. E questa chiave, molto buona. Guardate, la leccherei. Adesso è un cono gelato leccante. Non so perché, ma è un cono gelato leccante. Adesso me lo metto tutto nella bocca, il cono. E ricordatevi di essere aperti di mente, eh? Aperzione, aperzone, ok? Aperti di mente, mi raccomando. Questa cosa l'ha fatta Nick comunque, giusto per dirvi come stanno le cose, giustamente. Niente, ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questo tutorial. Oddio, no, non so, non era un tutorial, ovviamente. Non voglio insegnare niente a nessuno. Però spero che nel caso sia stato utile a qualcuno, anche perché vedo che ultimamente non si sa perché, ma lo state cercando. Quindi io vi accontento, giustamente. Se vedo che state cercando qualcosa subito, sono pronto a spiegarvi come si fa, perché sono un esperto di Minecraft, dopo tutto, no? No. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli mori, vi amo tanto. Oddio mio, mi spaventerei se guardassi un video e vedessi uno che va così.